Primo spettacolo. Noi fondamentalmente abbiamo cominciato da quando eravamo piccoli, perché siamo innanzitutto amici d'infanzia, venendo dallo stesso paese, essendo quasi coetanei, quindi ci siamo conosciuti da piccolini e abbiamo fatto sempre musica assieme. In un primo momento facevamo rap. Poi da circa 3 anni è scattata questa cosa, questa pazzia, diciamo, perché non sapevamo cosa diavolo fare. Nel senso, c'era un pochettino passata la voglia di fare i rapper e abbiamo detto: che facciamo adesso? Bah, facciamo questa specie di elettronica, e quindi è partito il progetto Power French. Specie di elettronica ci sembra una bella definizione. In realtà, al di là dell'ironia, no? Della battuta, parliamo di electropop. Esatto. Potremmo definirlo così, con però degli elementi di hip hop dentro. Beh, certo, comunque avendo sempre le radici nella scena hip hop, quello. Che è una cosa che da un punto di vista musicale qui in Italia ha pochi corrispettivi. In realtà, guardando all'estero, l'America, in particolare anche alla scena musicale, diciamo, inglese. Londinese. Ah, invece, insomma, una scena molto ampia e tra l'altro con una storia abbastanza lunga. Decisamente. Quindi, sì. Era quello. Oggi pure diciamo che mentre fuori dall'Italia ormai i generi quasi non esistono, non c'è proprio un settore per ogni tipo di musica, c'è veramente questo grande crossover, no, che unisce un po' tutti. Invece in Italia non ancora magari c'era, noi siamo stati. Diciamo che abbiamo osato, abbiamo provato a mischiare un po'. Esatto, i vostri fan che vi seguivano quando facevate hip hop, in realtà avranno guardato come ce l'hanno detto di ogni. All'inizio proprio di ogni. Avete detto che vi siete conosciuti perché, insomma, fin da piccoli nello stesso paese, che è Guardia Grele. In provincia di Chieti, in Abruzzo. Fantastico. Perfetto. Qui però siete ancora molto giovani, insomma, certo. Quindi la vostra abbiamo storia. Abbiamo 22 e 23 anni. Ecco, quindi la vostra storia è relativamente breve. Sì. Quando è stato il momento in cui avete capito, insomma, che stava succedendo qualcosa di importante, che avete sentito qualcosa che si muoveva intorno a voi, attenzione? Forse quando Pompa nelle casse ha fatto il primo milione di visualizzazioni, sì. Che già ci sembrava adesso moltissimo. Adesso sta a 7 milioni. Messi in fila uno dietro l'altro Le visualizzazioni su YouTube fanno la differenza nel 2012. Sì, sono i nuovi numeri della musica.